cazzo mi sta dicendo? Vieni qua e dimmelo perché io te la do. Poi io c'ho limonato con quella tipa, ve lo dico. C'ho limonato. Ed eccoci qua tornati nella serie che voi tanto amate. Scusate per il ritardo dell'episodio che doveva uscire ieri, ma ieri purtroppo ho avuto delle cose da fare, quindi non sono riuscito a farlo uscire in tempo. Ormai lo sapete, cioè mi sfidate sempre, io vi sfido sempre, voi mi fate il culo sempre coi mi piace. Infatti 5000 like, prossimo episodio, vediamo se ce la facciamo. Nello scorso episodio ho spiegato un po' come ormai erano andate tutte le cose con le varie amiche, come mi ero lasciato con Giancarla, come adesso diventavo sempre più amico di Genoveffa e come ero comunque amico con Tiburzia, che invece litigava con entrambe. Ora, chicca super, forse riuscirò a contattare Tiburzia perché venga qua e faccia la reaction ai vari video che ho fatto, in modo da vedere anche dal suo punto di vista come sono andate le cose nei vari ambiti. Purtroppo non dipende da me, dipende da lei, vedremo se vorrà venire. Spero di sì, ma ha detto che è timida e che non sa se vuole venire o no. Tutto qua. E oggi vi racconterò invece come sono diventato così tanto amico, ma così tanto amico di Genoveffa, che sono finito a fargli da schiavo. E vorrei insegnarvi una cosa importantissima con le ragazze in questo video, importantissima. Guardate il video fino alla fine. Praticamente eravamo ormai verso fine estate e sfruttavamo tutti i giorni di fine estate per vederci io e Genoveffa. Diciamo che per un periodo, vabbè, con Giancarla non, cioè, non mi ci sono più visto per i 5 anni a seguire, per dirvi. Ormai Giancarla fuori dalla mia vita, via. Invece con Genoveffa ho iniziato a vedermi praticamente sempre. Ora io ci terrei a specificare che questi sono nomi di fantasia, perché la scorsa volta non tutti l'hanno capito. Comunque ci vedevamo sempre. Praticamente lei veniva sempre a casa mia, giocavamo alla PlayStation insieme, io andavo a casa sua. Ormai per i suoi ero proprio di famiglia, mi conoscevano tantissimo, cioè sapevano che ero sempre lì, che spesso mangiavo da loro. Ma era una cosa che era ben accolta, nel senso, non è che ero lì a inopportunare. Voglio dire, lei mi invitava praticamente sempre, ma anche da qualsiasi parte, anche alla sua cresima, non so adesso queste robe di religioso, non so. Tanto che alla sua cresima lei mi regalò questa chiave. E voi direte, per chiavarla? No, purtroppo. Non ancora, almeno. Comunque siamo diventati tanti amici, perché vabbè, con la mia stupida mentalità del tempo, siccome la prima volta mi ero reso tanto amica Giancarla, ho detto, boh, ripetiamo la stessa roba con lei. Poi in realtà lei non è che mi interessasse più di tanto, semplicemente eravamo, cioè siamo diventati migliori amici perché ci trovavamo, cioè uscivamo sempre insieme, eccetera, da soli, quindi ci siamo proprio trovati. Il problema sta che spesso quando un maschio e una femmina iniziano a diventare molto amici, prima o poi uno dei due ci rimane fregato, e spesso purtroppo è il maschio, ma sempre è, sempre, cioè siamo proprio stupidi noi maschi in questa roba. Cioè ci rimaniamo sempre fregati. Così praticamente lei iniziò a piacermi piano piano. Non fu una roba pam ora mi piace, fu una roba graduale, che capisci che ti manca sempre di più, che vorresti vederla più spesso e cose di questo genere qua. No, sapete che senti un formicolio, pizzicorio nelle mutande, negli zibidibibidi e robe del genere. E fin qua tutto bene. Quasi. Il fatto è che quando iniziai a lanciargli i primi segnali in chat, lei, al posto di dirmi no, non ci sto, e qua, e là, lei no, mi dava corda, quindi tipo diceva, sì, ma devi dirmelo in faccia, bla bla bla, no, cioè voleva che glielo dicessi dal vivo e non per messaggio. E io dicevo, ma no, perché non vorrei che si rovinasse il nostro rapporto di super amicizia, qua, là. E lei fa, ma no, ma non si rovinerà, tu fidati di me, tu devi dirmelo in faccia. Insomma, io praticamente che cosa pensavo da stupido idiota? Cazzo, mi sta dicendo, vieni qua e dimmelo perché io te la do. Cioè, perché sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, dimmelo in faccia, che così iniziamo a limonare una vita e tutto va per il meglio. Al che andiamo al parchetto un giorno, andiamo proprio al parchetto di Volta Barozzo di Padova, perché io sono di Padova. E lì mi ha aperto la zip dei pantaloni e ha iniziato, cioè, sapete no come vanno quelle cose lì. E poi eravamo dietro il cespuglio e di tanto in tanto passava qualche vecchio e bisognava stare un po'... Ma figurati, ma magari, ma che cavolo, ma che cavolo, è il sogno di tutti. E dopo un bel po' di temporeggiare di qua e di là, io gli dico che mi piace. E lei mi dice, una volta tu mi piacevi, ma adesso...
non più. Però c'è una possibilità piccolina che magari torni a piacermi. E quello ragazzi, quella frase lì di merda è stato l'errore più grande del mio, cioè, dell'anno a seguire. È stato proprio un devasto per me quella frase. Cioè, perché dire, guarda, non mi piace più, va bene. Una volta mi piacevi, wow, super figo, e mi ha raccontato appunto di come quando a me interessava Giancarla, io gli piacevo, eccetera. Ma adesso non mi interessi più. Quindi, ma però magari un giorno tornerai a piacermi. Che proprio pezza di culo. E io chiaro che con quella frase ho iniziato a dire, boh, allora adesso pensiamo come riuscire a riconquistarla di nuovo. E ho iniziato a fare di tutto, di tutto. Di tutto. E chiaramente non ha funzionato. Chiaro, come la scritta sulle mie magliette, di cui trovate il link in descrizione se vi va di passare per sentirvi dei connessionati puri e per conquistare ogni tipo di bagiolla. E adesso io vi voglio dare un consiglio spassionato, ragazzi, ma che andremo a trattare sicuramente meglio anche nel prossimo video, che se arriviamo a 5000 like uscirà venerdì. Ragazzi, non fatevi mai mettere i piedi in testa dalle tipe. Qualsiasi tipa che vi faccia fare favori, quindi che dovete fargli qualsiasi tipo di favore, o a cui fate un miliardo di cose belle, carine, regali e qua e là, smettetela subito. Non fate gli schiavi, non fate gli schiavi. Fate i connessionati puri iscrivendovi a questo canale, attivando la campanella e lasciando mi piace. Ma non assolutamente fate gli schiavi di una tipa. Se questa tipa non ci limonate, non gli dovete niente. Se è una vostra amica e non vi interessa assolutamente avere una relazione con lei, eccetera, allora fate quel cavolo che vi pare, quanto volete. Ma se pensate che con favori, regali, eccetera, conquisterete una tipa, vi sbagliate di grosso, smettetela subito, non fate gli schiavi, perché le tipe ormai sono furbe, si approfittano di voi stupidi maschi, che sono anch'io uno stupido maschio, e quindi le femmine si approfittano di voi. State attenti, diamine, state attenti, che sono proprio delle finocchie le femmine in queste robe. Perché voi dovete dare roba se lei non vi dà niente in cambio? Sapete il vero modo per conquistare una tipa? Avere il coach supporto OctiPF e lo shop, quello, cavolo, quello è un metodo, quello funziona, no, fargli i regali e tutte quelle robe lì, quello non funziona. Io mi ricordo che per esempio una volta pioveva tantissimo, lei aveva voglia di vedermi, però siccome pioveva, no, sapete che sponi, cioè andarla a vedere, e allora lei era tutta lì a cercare di convincermi a vederla, e siccome io ero uno schiavo fatto proprio schiavo fatto proprio per bene, ho detto bene, adesso prenderò l'ombrello di un mio amico, perché io ero fuori con un mio amico, diciamo a 20/30 minuti a piedi da dove abitava lei, e chiaramente cosa ho fatto? Ho costretto il mio amico con l'ombrello ad andare sotto casa sua. Cioè, voi vi rendete conto di che robe? Ma poi compiti, tante volte l'aiutavo tantissimo, cioè qualsiasi cosa, regali, tipo mi manca un euro per comprarmi sta roba, me la compri te? Io che ero un povero, che tipo facevo l'elemosina dalla mattina alla sera, comunque gli cedevo un mio euro, diamine. Ma ogni volta che gli chiedevo, ma le cose stanno andando meglio, secondo te ci metteremo insieme? Lei diceva, sì, come no, sì, una vita. E ogni volta, veramente, io ci speravo che le cose veramente andassero bene, e in realtà mi stava solo prendendo per il culo. Cioè, ragazzi, quando una femmina capisce che vi ha in pugno, vi prende per il culo una vita, vi rende proprio degli schiavi. E la tattica del farsi sempre più amica una tipa, ma tantissimo, diventare il super migliore amico del mondo, e poi dirgli mi piaci, o rivelarsi, no, assolutamente no. Ragazzi, tutti sbagli. Poi io ci ho limonato con quella tipa, ve lo dico. Ci ho limonato e vi spiegherò come, ma ciò non toglie che ho fatto tantissimi sbagli e me ne pento tuttora. Ma per fortuna non solo me la sono limonata, ma mi sono anche vendicato di brutto, e tutto questo ve lo racconterò nel prossimo episodio. Se non volete essere più nella massa di sfigati con una connessione di merda schifosa, purtroppo, e volete essere dei veri connessionati puri, almeno nella teoria, vi consiglio di passare assolutamente nello shop delle magliette che trovate in descrizione, con scritto chiaro.